Pace e bene, buongiorno. Oggi, 29 aprile, ricordiamo Santa Caterina da Siena. Caterina nasce a Siena il 25 marzo del 1347, 24esima di 25 sorelle, nate da Jacopo Benincasa, tintore, e Lapa di Puccio de Piacentini, appartenenti alla piccola borghesia. Sin da piccola manifestò la sua propensione alla vita religiosa. A 6 anni le apparve Gesù in vesti maestose da sommo pontefice, con 3 corone sul capo ed un manto rosso, e accanto San Pietro, San Giovanni e San Paolo. A 7 anni fece voto di verginità. Pregò e digiunò per il resto della sua vita. Ridusse il cibo, abolì la carne, si nutriva solo di erbe crude e qualche frutto. Usava un cilicio. I genitori però volevano coniugarla. Lei reagì senza timore, si tagliò i capelli, si coprì il capo con un velo e si chiuse in casa. Aveva 12 anni. I genitori dovettero cedere quando videro sul capo della ragazza in preghiera una colomba. Nel 1363 vestì l'abito delle mantellate, dal mantello nero sull'abito bianco dei domenicani, emettendo i voti di obbedienza, povertà e castità. La sua cella di terziaria domenicana divenne cenacolo di artisti e di dotti, di religiosi, di processionisti, tutti più istruiti di lei. Li chiameranno Caterinati. Caterina si avvicinò alle Sacre Scritture, anche se non sapeva leggere, e al termine del Carnevale del 1367 si compirono le nozze mistiche. Tra Cristo e Caterina si stabilì un rapporto particolarissimo, di intensa comunione, poi lotte con il demonio, levitazioni, estasi, bilocazioni, colloqui con Cristo, il desiderio di fusione in Lui. Cristo viveva in lei. Caterina amava i sacerdoti perché dispensatori attraverso i sacramenti e la parola della forza salvifica. Iniziò una intensa attività caritatevole a favore dei poveri, degli ammalati, dei carcerati, e soffriva per il male che dilagava nel mondo. In nome di Dio scriveva al Papa lettere piene di forti ammonimenti, ma anche di materno sentire. Le iniziava con «Io Caterina, serva e schiava dei servi di Cristo Gesù, scrivo a voi nel prezioso sangue suo». Una madre che invita alla causa di Cristo cercando di promuovere la pace. Il 1 aprile del 1375, nella chiesa di Santa Cristina, ricevette le stimmate incruente. Nello stesso anno cercò di dissuadere i capi della città di Pisa e Lucca da una sommossa contro il Papa. Venne chiamata a Roma dal Papa Urbano VI, dopo che una parte di cardinali si ribellarono, dando vita allo scisma d'Occidente. Ma si ammalò e morì a soli 33 anni, il 29 aprile del 1380. Verrà canonizzata da Papa Pio II e nel 1939 Pio XII la dichiarerà patrona d'Italia assieme a San Francesco d'Assisi. Santa Caterina è una santa molto molto conosciuta, almeno il nome, una santa molto potente che ha avuto veramente tanti tanti doni e tante grazie spirituali, ma noi non la conosciamo molto per la sua indole. A me ha colpito questa sua frase in particolare: non accontentatevi delle piccole cose, Dio le vuole grandi. Se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in tutta l'Italia. Ecco, un'immagine molto molto potente, a volte anche spaventosa. È proprio questo elemento del fuoco che in lei trova un'espressione molto forte, quando anche dice: la mia natura è il fuoco.
un po' richiama le parole di Gesù quando nel Vangelo dice: sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Naturalmente non è un fuoco di una distruzione, ma è un fuoco di una purificazione ed è il fuoco di una energia che scalda, che porta alla vita. Quindi chiediamo che per sua intercessione, proprio per intercessione di Santa Caterina, ognuno di noi possa trovare quella fiamma che gli brucia dentro e che forse è un po' dimenticata, è un po' spenta dalla routine, dalle abitudini e da quello che un po' ci siamo rassegnati anche a dover essere. Invece no, ognuno deve essere ciò che è voluto da Dio, che è molto molto di più di quanto a volte ci accontentiamo di essere, credendo di essere felici. Proprio per rinnovare il fuoco che abbiamo dentro, affinché tutti possano vederlo e fare quindi questo grande incendio di amore, invochiamo l'intercessione di Santa Caterina. Prega per noi.